Ecco, siamo con la dirigenza della Sessana, siamo con uno dei massimi dirigenti, Falco. Ecco, davvero una grande prestazione della vostra squadra, nonostante aver giocato con 10 uomini avete realizzato il gol, nonostante che avete poi giocato anche 9 uomini avete vinto questa partita, racimolato 3 punti in classifica e adesso si dà un punto dall'Ortesa. Esatto, sì, abbiamo fatto una partita più che altro di cuore. Comunque bisogna dire che Casagiovo comunque ha fatto una buona partita. Abbiamo avuto un arbitraggio, diciamo, un po' così, tutto sommato diciamo che alla fine abbiamo pure meritato la vittoria, una vittoria molto sofferta, per poi appunto andare con l'Ortesa a farci una partita della vita, sarà. Ecco, sì. Bene, quindi in realtà comunque è stata una partita molto emozionante. Molto emozionante, fino all'ultimo secondo, giustamente, tant'è vero abbiamo segnato nei minuti di recupero. Anche se bisogna dire che Casagiovo comunque ha avuto le sue buone occasioni per poter andare in vantaggio, non l'ha fatto. Però nel primo tempo la Sessana pure comunque ha avuto delle grandi occasioni. Noi delle buone occasioni, poi giustamente abbiamo giocato in 10 e questo ci ha portato a subire un poco, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco, quali saranno adesso le proiezioni praticamente? Voi aspettate giusto la partita con l'Ortesa sarà decisiva? Sì, è chiaro, perché poi quella là sarebbe una partita decisiva proprio, quindi come importante questa qua sarà sicuramente ancora più importante. Vabbè, informiamo gli utenti che comunque voi siete comunque in zona playoff, quindi al di là di tutto due sono le ipotesi. Primo o secondo voi playoff oppure... Oppure playoff, appunto, quindi al di là di tutto diciamo esatto, nell'ipotesi pessimista comunque si va a fare i playoff. Il nostro obiettivo era questo qua, sin dall'inizio all'inizio della stagione e quindi ci siamo adesso, no? Quindi a questo punto bisogna appunto fino alla fine e cercare di fare una buona partita ora, con la possibilità di poterla vincere e passare addirittura primi in classifica. Primi perché a un punto dall'Ortese. A questo punto sì, siamo a 2 punti dall'Ortese.